Intanto ringrazio il professor Gai per l'invito e per l'occasione di confronto che ci dà questa giornata. La ringrazio anche a nome del presidente Bellotti che oggi non è potuto essere qui e quindi io cercherò di farne le veci. Io non farò un intervento organico, anche perché credo sia opportuno inserirmi anche per punti rispetto anche alla relazione della dottoressa Ferraris, che credo sia degna di riflessioni ulteriori rispetto a quello che è stato anche un percorso che non parte da ora. Una battuta, la voce ovviamente non era del dottor Baldinelli, ma le riflessioni mi sembrano di risentirle ormai da un po' di tempo, mi sembrano per alcuni punti sono le stesse, e quindi nell'esaminare le criticità di questo mondo credo che la relazione della Banca d'Italia sia ampiamente esaustiva. Ovviamente la nostra riflessione, le nostre valutazioni sono su alcuni punti ci vedano anche noi impegnati a cercare di risolvere quelle criticità, partendo però anche da considerazioni ovviamente diverse. Noi rappresentiamo il mondo dei Confidi, che è uno straordinario mezzo per l'accesso al credito della piccola e piccolissima impresa, e ovviamente anche delle imprese più strutturate. Il sistema della garanzia in Italia è unico in Europa, non c'ha uguali sia per numeri sia per diffusività. L'Italia all'interno dell'Europa rappresenta il sistema della garanzia, rappresenta il 40% di tutto il sistema europeo da sola, e quindi ha una specificità che ovviamente ha una storia che parte da molto tempo. E quindi io partirei nell'esaminare anche quello che sono le criticità, le prospettive, però almeno da ribadire i punti forti di questo sistema, perché se non si parte da questo credo che si rischierebbe poi di non apprezzare, che la discussione non sia completa, o che comunque si rischia di mettere in difficoltà quello invece e tanto c'è di buono ancora in questo mondo, che è vero è in difficoltà, che è vero deve ripensarsi, ma le basi forti ci sono per poterlo fare. Quindi questo mi preme esaminarlo. Se riesco a andarlo avanti, ecco, questo è quello che Assoconfidi associa in Italia. Numero confidi associati 285, numero di imprese 1 miliardo e 200 milioni di imprese socie, volumi finanziamenti garantiti in essere 98 miliardi, volumi finanziamenti garantiti nell'anno 20 miliardi. A questo ci sono il volume delle garanzie, 22 miliardi di garanzie in essere, volume di garanzie non cesse nell'anno 9 miliardi, fondi propri 2 miliardi e 202, numero di confini intermediari finanziari vigilati oltre 50. Il numero diceva prima Banca d'Italia, ad Assoconfidi sono quasi tutti, insomma, dentro, e quindi è evidente che come federazione tutte le preoccupazioni che ci sono non solo le nostre, non possono essere solamente preoccupazioni punto e basta, ma la federazione sta cercando di mettere in campo proposte, partendo però da i punti cardine di questo sistema. I punti cardine sono elementi di peculiarità di questo mondo, che sono la mutualità, qui prima diceva il professor Gai, uno strumento delle imprese per le imprese. Tutti i soci da Assoconfidi hanno una caratteristica chiara: sono confidi di natura associativa, e dove i soci sono le imprese stesse del mondo associativo. Questa è una priorità che ci distingue anche da altri intermediari, da altre tipologie di strumenti finanziari.
Questo fa sì anche che in tanti casi i confidi facciano anche un vero e proprio controllo sociale nel territorio. Hanno appunto un radiamento territoriale, hanno una prossimità territoriale al tessuto produttivo locale, svolgono, come dicevo prima, una funzione sociale a sostegno delle imprese minori, anche quelle marginali. In tanti casi l'accesso al credito per l'impresa minore, quella poco strutturata, è consentita grazie esclusivamente a questi strumenti. Noi pensiamo che in Italia prima era una forza, in questo momento può diventare una debolezza, ma il sistema della microimpresa, come è diffuso in Italia, non ha uguali nel resto d'Europa. E se non ci fossero stati questi strumenti, forse questa peculiarità sarebbe che ancora oggi, rappresenta una delle forze trainanti di questo paese, pur nelle difficoltà, forse questo non esisterebbe. In questo momento può essere anche un elemento di criticità ulteriore, ma questo è. Ma noi dobbiamo partire da quello che è la realtà del paese e non da quello che oggi sarebbe auspicabile. Elementi di forza del sistema, oltre alle pluralità. Elementi di forza sono, le sintetizzerei in queste alcune considerazioni. I confidi servono ancora perché sono strumenti al servizio delle imprese e dei territori e perché sono dei pilastri ancora delle garanzie. Danno una maggiore leva nell'accesso al credito rispetto ovviamente ad altri soggetti. A parità di risorse abbiamo dimostrato più volte nei nostri convegni dove le risorse date a un confidi mette in moto un volume di credito nettamente superiore ad altri strumenti. C'hanno un'aggiuntività di componenti al servizio finanziario di base. I consorzi fidi in tantissimi casi danno questo tipo di servizio alle imprese ed è molto diffusa perché grazie alla diffusità sul territorio riescano a fare questo tipo di lavoro in maniera massiva su questa cosa. Più finanziamenti al costo più basso. Abbiamo dimostrato più volte come l'intermediazione di un consorzio fidi nei confronti dell'impresa riesce a far dare non solo far arrivare il credito, ma lo fa generalmente a un costo più basso rispetto a quello che è il mercato. Minor tasso di sofferenza. Anche qui abbiamo dimostrato più volte come questo mondo, nonostante anche qui ci siano elementi di criticità e elementi dove il tasso di sofferenza sta aumentando in modo anche esponenziale, però rimane ancora più basso rispetto a quello della media del sistema bancario. Questi io credo siano alcuni elementi che ancora fanno sì che ci fanno dire che questo sistema è ancora valido, anche se dobbiamo in tanti aspetti ripensarlo, soprattutto nella misura, soprattutto nella prospettiva della sostenibilità. Noi su questo abbiamo avviato una riflessione da tempo, il professor Gaia prima lo diceva, abbiamo messo in campo delle idee, dobbiamo vedere, abbiamo già dei progetti in stato avanzato, ma partendo da queste cose, però partendo da quello che è la situazione attuale. E veniamo a quali sono, secondo noi, gli elementi di criticità. Banca d'Italia l'ha già detti prima, l'ha evidenziati, oramai le ispezioni non sono solamente alcune, ormai sono state già diverse che ci riguardano e quindi ormai non è una situazione singola, quindi emerge un po' alcune criticità emergono un po' in tutte le varie ispezioni già effettuate nei territori. E quindi veniamo un pochino a vederle anche quali sono le altre che noi aggiungeremo. C'è una contrazione del mercato, c'è un problema del mercato, che ovviamente Banca d'Italia questo non lo evidenzia come elemento della vigilanza, giustamente, ma noi dobbiamo tenerlo presente. C'è un mercato ovviamente asfittico,
c'è un mercato dove c'è un calo della domanda di investimento, in particolar modo, col quale ovviamente corrisponde un, in alcuni casi elevato o comunque sostanziale calo della domanda di garanzia. Questo ovviamente poi con tutte le ripercussioni che ha sul piano anche della sostenibilità dei bilanci e dell'aspetto economico dei consorzi fitti. Quindi minore richiesta di garanzia, minori investimenti, maggiore difficoltà all'accesso al credito, qui veniva detto. C'è un sistema bancario che ovviamente ha tutte le difficoltà che dà il tempo, diciamo, in una situazione in questa maniera c'è una generale difficoltà nell'accesso al credito, che anche questo è un ulteriore elemento che si somma a quelli che ho precedentemente detto. C'è spesso, soprattutto in questi momenti, notiamo un po' il ritorno al passato, dove c'è l'intervento, si richiede l'intervento di consorzi fidi, soprattutto sulle diciamo, sulle imprese non solo marginali, ma quelle sottoposte a maggiore rischio. Quindi con una diciamo, utilizzo non virtuoso di questo strumento in una fase dove è più d'assistenza che invece di promuovere l'accesso al credito per crescere. Un altro elemento di criticità veniva qui sollevato da Banca d'Italia è quello del patrimonio. Noi qui però ci aggiungiamo un'altra questione sui discorsi del patrimonio. Perché da tutti i dati il patrimonio dei consorzi fidi, del sistema dei consorzi fidi in Italia non è un patrimonio che è in decrescita, tutto sommato è ancora sostanzialmente stabile. Il problema però qual è? Il problema è che però è stabile in presenza di maggiori sofferenze e in presenza di quelli, di alcuni numeri che prima dicevo, di alcune criticità ulteriori. E quindi è evidente che a fronte di quello invece il patrimonio dovrebbe invece aumentare. E a fronte di questo, ovviamente, ci mettiamo anche una minore contribuzione pubblica, una difficoltà di accedere agli strumenti di controgaranzia, una difficoltà che è percepita o è presente soprattutto nei confidi minori, soprattutto nei confidi meno strutturati, e quindi nel sistema anche questo è un'altra difficoltà, perché è vero, e io sono d'accordo con quello che diceva il professor Gai, che impostare un piano industriale esclusivamente sulla controgaranzia del fondo ha quella criticità, ma è anche evidente in una situazione di gravità, in una situazione di difficoltà come questa, se non hai la possibilità di accedere al fondo che veramente dà la ponderazione zero, che è quella che serve attualmente spesso e volentieri per poter continuare con volumi che mantengano comunque complessivamente il piano e sostengono il piano nome dei consorzi fidi, è necessario. È necessario. E ovviamente l'altra cosa è stata detta, noi l'avevamo già evidenziata anche noi con dati recenti, c'è una complessiva diminuzione di redditività del sistema. E anche questo ovviamente va a incidere direttamente sui patrimoni e sulla mancanza poi di risorse per poter continuare, come dice, con determinati tipi di volumi sull'operatività. Noi aggiungiamo altre che sono priorità sul piano dell'eredicità. Contribuzione pubblica scarsa ed inefficiente. Che la contribuzione pubblica sia inferiore al passato è un dato ovvio, ma dobbiamo dirlo in modo chiaro, che comprendiamo il sistema paese istituzionale, vi dicendo, abbia problemi ovviamente,
che vanno ben oltre al nostro, al, no, al nostro mondo, ma è evidente che in un momento di grave criticità per questo sistema, questa è un sistema fatto di mutualità, sostenuto da sempre dal sistema pubblico, questa è un ulteriore e aggiungo io pesante problematica che si aggiunge alle altre. Su questo c'è anche poi una, sulla contribuzione pubblica ci sono anche altri punti che mi preme sottolineare, perché credo debbano essere poi oggetto di confronto anche per cercare con gli interlocutori pubblici, sia con il Ministero, sia con le Regioni, sia con le Camere di Commercio, che sono uno strumento fondamentale per il nostro mondo, dobbiamo far presente e dobbiamo prendere in conto. E quindi spesso e volentieri c'è una scarsa finalizzazione degli interventi pubblici. Spesso e volentieri ancora sono sui modelli tradizionali, sono impostati su modelli tradizionali, ancora notiamo ci sono addirittura in alcuni casi ancora contributi in fondo interesse, cioè in poche parole ancora c'è una gestione delle risorse pubbliche che non va ad aiutare in modo efficiente quello che è l'azione di un consorzio di fidi, e soprattutto spesso e volentieri non sono nemmeno allocate rispetto al patrimonio di vigilanza, quindi che invece, come sappiamo bene, è uno degli elementi più importanti. A questo io aggiungerei anche un'altra, l'ho sottolineata prima, che c'è un aumento delle sofferenze in modo abbastanza preoccupante e che non accenna assolutamente al momento a fermarsi. Ancora i dati di fine 2012 sono dati che rispecchiano il primo semestre del 2012, ma abbiamo più che una sensazione che il secondo semestre ovviamente sia andato ulteriormente a incrementare, e naturalmente questi mesi il trend sarà ancora in crescita. Qui c'è un problema, su cui le sofferenze c'è un problema anche fisiologico, la capacità del sistema di far fronte a un livello fisiologico delle sofferenze, quindi c'è una problematicità anche da un punto di vista di rilevazione. Banca d'Italia ce l'ha detto in diversi contesti, c'è un problema di valutazione del rischio, c'è un problema generale di valutazione del rischio, ma c'è anche un problema di seguimento nel tempo e per tempo del rischio che noi abbiamo, e quindi su questo però ci stiamo lavorando, su questo crediamo che possiamo è all'ordine del giorno da tempo, e quindi possiamo fare dei passi in avanti, e credo ci siano tutte le condizioni su questi argomenti di poter dare delle risposte quanto prima. A questo prima vi ho accennato, si aggiunge le difficoltà con il sistema bancario. Il sistema bancario sono di doppia natura. Una è quella che veniva anche prima ricordata, quindi una difficoltà del sistema bancario a erogare il credito in maniera quantomeno con volumi necessari, sarebbero necessari per l'economia, ma c'è questo tipo di difficoltà. L'altra questione è nei rapporti interni tra il sistema dei confidi e il sistema bancario. La questione dei flussi, dell'onoscenza, delle convenzioni. Lì sta tutta la partita e dobbiamo giocare per ridefinire. Io sono molto contento che dopo ci sia anche questa sessione con il sistema bancario, perché lì, se si vuole seriamente ripartire da una partnership con il sistema bancario, dobbiamo rimettere sul tavolo questo tipo di relazioni, che guardate bene, io credo siano imprescindibili in un momento in questa maniera. Lì parte uno snodo fondamentale. Se si vuole ripartire con
dandosi una mano nell'interesse dell'impresa e del paese, credo che lì bisogna, cioè, è una chiave di volta importante, poi che possa nei prossimi mesi invece farci cambiare passo, non solo nei rapporti con il sistema bancario, ma anche proprio nell'erogazione del credito. Lì ci sono una serie di criticità che ci riguardano sia sul piano nostro strutturale, e lì dobbiamo fare dei passi, ma anche, soprattutto, come dicevo io, sul piano dei rapporti con il sistema, da ridefinire, vanno ridefiniti. Bisogna essere molto, molto laici nell'affrontare il problema, dirselo che c'è un problema, ma nell'interesse comune vedere come riuscire a farlo. Noi abbiamo fatto, qualche federazione ha fatto anche delle proposte, no? Non è una proposta dell'intero sistema, però credo possa essere una proposta su quale comincia a ragionarci, è quella del rating del sistema, del rating dei confidi, e quindi noi vogliamo, come si dice, interloquire con il sistema bancario, non facendo semplicemente delle richieste o dicendo che non va bene. Noi cerchiamo di fare delle proposte su quale cercare di trovare una convergenza. L'abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo, anche quando i rapporti sono abbastanza tesi e sono i rapporti anche abbastanza, come si dice, un po' distanti rispetto ad alcuni obiettivi, perché crediamo che questo debba essere il compito della federazione, di qualsiasi federazione, e riuscire anche in una situazione critica e che evolve continuamente, riuscire anche a mettere in campo proposte che vadano a non solo a risolvere alcune questioni, ma quantomeno a cercare di riuscire a trovare tramite un confronto le vie d'uscita. Prospettive e il sistema azioni verso il nostro mondo. È evidente, fino ad ora ho elencato le criticità, sono pesanti, vanno dette, perché è inutile continuare a dirsi che insomma va tutto bene, o comunque non sì, va male, ma insomma però no. Il momento è molto complicato e serio. Però noi crediamo che questo mondo abbia da poter giocare ancora le sue carte, le possa giocare, però le debba giocare, però mettendosi in discussione, cercando anche di rigenerarsi e di trovare un nuovo modello di sostenibilità. Noi pensiamo innanzitutto che il nuovo modello di sostenibilità prima di tutto debba passare da una vera azione di autosostenibilità del modello confidi. I confidi devono pensare che sono strumenti di natura privata, di natura privatistica, sono un elemento commerciale, hanno i propri soci come base sociale, ma riteniamo che rispetto al contributo che fino ad oggi le imprese hanno dato e rispetto anche all'assunzione dei rischi e i rischi che ci sono oggi, questa contribuzione sia stata troppo debole e ad oggi non ci permette di poter tenere in piedi il lato economico con la mission di questi confidi, se noi non pensiamo di mettere in discussione anche l'autosostenibilità dei confidi. È una sfida nuova, fino ad oggi l'abbiamo detto, abbiamo pensato che questi strumenti possano stare in piedi con un forte contributo pubblico, continuiamo a chiederlo, continuiamo a pensare che questo sia necessario nell'interesse del paese e delle imprese, ma non possiamo continuare a pensare di rifondare il nostro modello futuro solo e solamente sulla contribuzione pubblica. Quindi questo è un primo elemento. L'altro elemento è, noi crediamo che l'efficientamento e la professionalizzazione degli strumenti sia un fatto irrinunciabile. Non possiamo tornare indietro da questo. In un momento come questo, dopo le ispezioni di Banca d'Italia, dopo le relazioni, dopo quello che anche dalla relazione dell'attoressa Ferraris stamattina ci diceva, ci metteva in evidenza,
abbiamo anche avuto tentazioni, o comunque ci sono nel nostro mondo anche richieste un po' strane della serie, ma questa vicinanza è pesante, questa vicinanza bisognerebbe alleggerirla, cioè, questa roba qui. Allora, io su questo voglio essere molto chiaro. Noi non possiamo mettere in discussione la credibilità del nostro mondo. Quindi noi continueremo a spingere invece l'acceleratore sulla professionalizzazione dei nostri strumenti, perché crediamo, e anzi ne siamo certi, che la rivoluzione che hanno affrontato per arrivare fino ad oggi, anche quelli più piccoli hanno dovuto cominciare a prendere in esame questo aspetto, è un passo grande che hanno fatto. Ora ci manca l'ultimo miglio. Noi dobbiamo anche, sempre con quella spinta, riuscire a percorrere anche quest'ultimo miglio per arrivare, come dice, a portare questi strumenti così strani fino a quando la vicinanza è arrivata la prima volta, non sapeva da che parte prenderli, non sapeva da che parte cominciare. Questi strumenti così strani, oggi invece, se riusciamo invece a portarli sulla strada della professionalizzazione e dell'efficientamento, credo che riusciamo anche non solo a dare una risposta chiara a una necessità di trasparenza, di professionalizzazione, e anche per quello che riguarda il mondo dei nostri, che tutto il mondo ci guarda, ma questo lo facciamo anche e soprattutto nell'interesse delle imprese sociali. Abbiamo messo in campo anche la filiera della garanzia. Su questa oggi è una filiera della garanzia molto frastagliata, che si disperde in mille rivoli, lo dicevo prima, c'è bisogno di efficientarla, quindi su questo è una delle proposte su cui stiamo lavorando. Con i nostri interlocutori siamo a un buon punto. Pensiamo che se riusciamo dai mille rivoli che si disperdono riusciamo invece a concentrarla su tre pilastri massimo della garanzia, anche questo crediamo di portare a casa un risultato di straordinaria importanza per la sostenibilità del modello dei conflitti. È evidente, dicendo questo, poi però l'azione della Sofidi non si può fermare solamente a quello a dire quello che sta facendo, come prendendo per buono il quadro normativo attuale. Noi siamo molto critici sul quadro normativo. Pensiamo di dover fare un'azione forte per un cambiamento del quadro normativo complessivo. Ci sono elementi che in alcuni casi sono già stati detti da dottoressa Ferraris: c'è il problema dell'organismo, c'è il problema dell'equivalente e dell'uguaglianza, che ancora per il nostro mondo non va bene, cioè c'è una ridondanza appesantimento di adempimenti per il nostro mondo, e noi riteniamo ridondante e fuori misura rispetto a quello è l'azione, quello è la vera natura dei conflitti. E su questo l'abbiamo fatta, continuiamo a farla in modo sempre più anche più efficace e nel merito l'azione, per cercare di modificare l'azione e il quadro normativo di riferimento. C'è la questione della soglia. Questo non è un problema di Banca Italia. Banca Italia ovviamente rispetta e rispecchia il quadro normativo vigente. Il problema della soglia è un tema che ci vede protagonisti, e l'unica cosa che noi però su questa cosa abbiamo chiaro è che 75 milioni di limite rappresentano un problema per gli adempimenti, invece per i volumi di adempimenti che comunque gli stessi confidi sono costretti a mettere in campo, rappresenta un problema sul piano economico. Su questo siamo sicuri, lo possiamo dire. Poi quale saranno e quale potrà essere il punto di incontro sul discorso della soglia, quello dobbiamo, come si dice, analizzarlo più in dettaglio
strada facendo. Però ad oggi rileviamo da tutto il territorio che il limite 75 milioni rischia sul piano economico di mettere in difficoltà il volume di adempimenti che un sozio fidi sono stretto a fare, rischia di mettere in difficoltà i confidi. Io l'ultima chiudo, mi sembra anche di essere stato abbastanza lungo e anche anche troppo in dettaglio. Credo ci sono delle considerazioni finali da fare, ma non finali perché credo il confronto debba partire poi nella prossima sezione, cioè il confronto con il sistema bancario, con gli altri interlocutori debba essere e quindi in itineri. Noi siamo preoccupati per il futuro del sistema dei confidi, ma siamo anche determinati e consapevoli che questo è un mondo che può non solo farcela, ma se riesce a mettersi in gioco e se riesce soprattutto a individuare quello che sarà il modello sostenibile del domani, potrà non solo farcela, ma essere uno dei maggiori strumenti per l'accesso al credito e uno dei maggiori strumenti per la determinazione delle politiche industriali in questo Paese, a tutti i livelli, sia nazionale, sia regionale, che nei territori. Grazie.